Ecco, faccio un'altra pillola di uso del taglio. Il taglio, una volta creato in qualche modo, questo è un icosaedro che è stato un pochino taroccato con questa opzione, vedete questo qua che è l'opzione che mi permette di fare una specie di mini sculpting che ho visto che per oggetti low poly conviene usare questa opzione piuttosto che andare nel menu di sculpting. Una volta fatto, se vogliamo tagliarlo con un piano, occorre andare in edit mode, selezionare appunto tutto, selezionare il coltello, vedete che qua se non lo trovate facilmente allargate in modo tale da vedere il nome, questo qui è il coltello. Per avere l'opzione di taglio col piano occorre premere e tenere premuto e a questo punto compaiono due opzioni, coltello oppure piano. Allora, una volta avendo creato il piano possiamo prendere questo, vedete, e tagliarlo lungo questo piano. Ta-ta. E qui ci permette di alterare, anche di abbassarlo, modificarlo, no? Questo piano. In teoria mi aspettavo anche di poterlo girare, ma sembra di no. Ah, sì, in qualche modo fa ruota anche questo, però comunque il concetto è che taglia. E una volta che vogliamo tagliare, abbiamo qua l'opzione di taglio. Abbiamo il riempi, perché non vogliamo solo tagliare ma mettere per riempire, e poi dobbiamo dire se vogliamo tenerci, come diceva Rosalia, solo la parte di sopra o la parte di sopra. Quindi noi per dire vogliamo tenerci la parte quindi tagliarlo proprio sotto. In questo modo questa se è una roccia a terra diventa una roccia tagliata e se è una nuvola si taglia a quest'altezza. Quindi il trucco che io non sapevo che esistesse è proprio questo taglia con piano e non è detto che sia banale da trovare perché per averlo dovete premerlo, tenere premuto questa opzione. Okay? E poi praticamente con pochissimi prim, in questo caso abbiamo veramente una quantità minima, nel senso che abbiamo 16 vertici, abbiamo ottenuto controllo su questa piccola struttura low poly. È tutto.